Guarda, stanotte ha nevicato di nuovo. Chissà come saranno le strade. Dai, scendiamo a vedere. La domenica mattina dormono tutti fino a tardi. Ah, sembra che qualcuno non dorma. Orme di piedi nudi sulla neve. Eh sì, è incredibile, con questo freddo. Questo deve essere matto, ecco perché non dorme. Chissà chi sarà. Senti, io qui sto gelando, torno a casa. Va bene, se non ti dispiace io resto giù ancora un po'. Che freddo! Anche tu sei qui per il risveglio, figliolo. Ma quale risveglio? Quel raggio di sole si allunga fino a toccare il tabernacolo. È come se Gesù si svegliasse. Gesù si svegliasse. Sa, ho visto delle orme sulla neve. Con i piedi storti che mi ritrovo, avrei pensato di seguire le tracce di qualche strano animale. È così, non è vero, figliolo? Volevo vedere chi andava scalzo con questo freddo. È un'offerta a Gesù. Se gli altri fanno tanti sacrifici per Dio e il prossimo, che cosa posso fare io? Hai seguito le mie orme. Questo dimostra che forse Dio voleva guidarti qui da me nella sua casa. Allora, adesso chiediti questo. Che cosa vuoi tu offrirgli alla sua immensa bontà e al suo infinito amore? Me stesso. Vieni dalla mamma, non piangere. Ti rendi conto che non avrai un amore sulla terra, un amore umano, che non avrai una famiglia tua? Sei sicuro che Dio ti chieda proprio questo? Sei davvero disposto a rinunciare a tutto? Non so ancora cosa voglio esattamente da me, per questo ho deciso così. Ho intenzione di mettermi a sua completa disposizione. Finita la scuola porterò avanti anche gli studi di legge, ma dentro di me ho deciso. Io sento nel mio cuore che voglio diventare sacerdote. Se è questo che vuoi. Sì. Io non mi oppongo, figlio. Grazie, papà.